Allora, alcune istruzioni per l'uso. Dunque, cominciamo da i passaggi si minore e fa diesis minore. Questo è si minore, questo è fa diesis minore. Allora, per passare dal si minore al fa diesis minore non spostiamo questo dito, se no ci mettiamo tantissimo tempo. Questo dito è sempre al secondo tasto, il barré è sempre al secondo tasto. Qui facciamo il La minore e qui facciamo il Mi minore. Quindi questo è un Si minore, tolgo le dita e faccio come fare il Mi minore, questo è il Mi minore, senza spostare il barré, così. Ok? Ve lo faccio sentire di nuovo. Non sposto il dito. Poi, un'altra cosa da imparare, c'è questo Mi minore che si fa con una pennata solamente, prima del Re. Ve lo faccio sentire, vi faccio l'introduzione. Re, La, Sol, Mi. Quindi facciamo una pennata, poi facciamo il tempo in Re, di nuovo ve lo faccio sentire. Re, La, Sol, adesso c'è il Mi minore. Faccio sentire un'altra volta. Ok? Il tempo normale, ricordiamoci di suonare solo le corde sottili, non queste due corde grosse, ok? Suonarle bene, farle sentire bene, soprattutto il cantino. Ok? Va bene?